Salve, Pirozzi di Rai Sport. Un punto che alla fine soddisfa molto più voi del Bologna? Ma non lo so. Io credo che anche Bologna possa essere soddisfatto di questo punto, visto l'andamento delle situazioni in campo. Noi siamo soddisfatti perché abbiamo giocato la partita che volevamo giocare con il piglio che abbiamo messo. Siamo stati molto belli nella prima parte e poi anche produttivi. Non siamo stati risolutivi, ma questo, sai, a me interessa il giusto. Ma aver avuto contro il Bologna almeno 4, 5 o 6 palle molto importanti per poter andare in vantaggio, credo che sia un bel risultato. E poi abbiamo chiuso la porta e questo è un altro successo che ci portiamo via, perché ultimamente abbiamo un pochino esagerato nell'aprirla. Oggi invece siamo stati belli, attenti, sempre rivolti a quello che vogliamo fare, però lo abbiamo fatto con l'attenzione che ci deve accompagnare da qui alla fine. Posso di nuovo il saluto e chiedo, ecco, a proposito, da ciclista, questo ciclista. Tu, ecco. No, è una parola grossa. Beh, questa partita nella ripartenza del dopo Ricci, ad esempio, che tipo di tappa sarebbe? Una tappa interlocutoria, una tappa in cui avete voluto comandare? Se usassimo questa metafora di una classica o di una corsa a tappe, com'è per il lavoro che volete fare? Ma di sicuro ha dato la risposta, una tappa che ha dato la risposta che volevamo, cioè di presentarci qua cercando di vincere la partita, cercando di imporci e riuscendoci anche. E poi sai, dopo nelle tappe ce ne sono tanti dei pretendenti al traguardo e quindi non è detto che se tu non tagli per primo tu non abbia fatto un buon lavoro oppure tu ti debba rammaricare di qualcosa. Il lavoro buono l'abbiamo fatto, anche costruttivo. Abbiamo avuto la possibilità di verificare anche i nuovi arrivi, tutti e tre, e ci siamo resi conto che portano linfa, pur essendo una condizione fisica ancora da mettere a punto. E questo ci fa pensare che il futuro può essere di un certo tipo, cioè quello che ci auspichiamo. E poi abbiamo avuto anche conferma che i sacrifici, a volte parlo di Ricci, che sono in una realtà come la nostra, sono anche necessari, ma non sono fatti così tanto per fare. Dicevo ieri e mi ripeto che non è che l'abbiamo fatto mettendo la testa da una parte e la pancia dall'altra e quindi abbiamo tirato su la moneta. Sapevamo quello che dovevamo fare, ma quello anche che avremmo avuto in testa come risultato. Aslani oggi ha dimostrato che è un ragazzo, cioè, portare qui un ragazzo del 2002 e dargli le chiavi del gioco, perché quello è un ruolo particolarmente delicato, e avere questo tipo di risposta che poi ci aveva già dato anche in Coppa Italia contro l'Inter o in altre occasioni quando era subentrato, è un bel viatico per il futuro. Via. Grazie. Prego. Qualche domanda? Nessuno è andato in fuga,
nessuno ha dovuto rincorrere altro, no? Insomma, qualche scatto, chi è che ha fatto più scatti, chi è che secondo lei ai punticini diciamo può aver fatto meglio dell'altro, e poi volevo chiederle se qualcuno c'è, oppure se è patta, no? E poi volevo chiederle se visto che voi in trasferta siete molto sciolti, no? Riuscite a trovare molto gli spazi, molte le profondità, eccetera, se avete colto magari nel Bologna un po' di uno studio un po' particolare, no? Che vi ha magari chiuso qualche strada che solitamente invece voi utilizzate, e se voi avete fatto lo stesso col Bologna, cosa avete fatto, insomma, studiando il rosso-blu, no? Dato ormai è partita finita, si gioca un altro anno. Sì. Ma guarda, noi cerchiamo di fare sempre le stesse cose, siamo un po' monotoni, no? Perché non è che abbiamo un piano B, la nostra intenzione è quella di migliorare il piano A, che è l'unico che abbiamo, e quindi è da luglio che cerchiamo di portare questo piano, portarlo a nella condizione migliore possibile per ottenere. Alla fine è un risultato che ci sta, perché le due squadre si sono date battaglia, ho visto i dati ora, abbiamo fatto 33 attacchi noi e 31 loro, 29 loro, insomma diciamo hanno attaccato loro e abbiamo attaccato noi. È stata una partita in equilibrio che poteva essere aperta da noi o aperta dal Bologna. Le due squadre hanno difeso bene tutte e due pur avendo voglia di attaccare, quindi io credo, dal mio punto di vista, credo che anche il pubblico dovrebbe aver gradito la gara. Io l'ho gradita, ma lo dico in maniera oggettiva, non sicuramente perché è un risultato che ci gratifica. A dire il vero non è che mi gratifica molto, perché avrei preferito vincere, però alla fine è un risultato che a questo punto della stagione, venire qua, insomma, vista l'andata, visto il periodo che ha passato il Bologna, quello che abbiamo passato noi, insomma, è stata una bella partita, dai. E riassunto, io penso che possa essere non soggettivo, ma legato ai fatti. Una parola sull'arbitro. Guarda, io intanto sono particolarmente favorevole alla gioventù, e quindi parlo dei calciatori, parlo degli arbitri, parlo anche degli allenatori, parlo anche della ragazza che oggi ha diretto, ha sbandierato. E quindi reputo positiva, al di là di tutto. Poi dopo, dentro una gara, lo sai che insomma le gare sono difficili da arbitrare, eh. Io ho provato in allenamento qualche volta, è un casino, non ci capisci niente, perché poi i calciatori ti ingannano, e poi le pressioni, e poi il pubblico, come stasera, insomma, un pochino ha inciso il pubblico all'inizio, no? Nel mettere un po' di pressione. Però io credo che, anche compreso il quarto uomo, siano stati bravi. Anche nella gestione, per esempio, il quarto uomo è stato bravo in tante situazioni, anche con me, con le panchine, insomma. Credo che sia questa la strada, no? Di una collaborazione e di un'interpretazione anche da parte loro un po' più collaborativa. Però è chiaro che bisogna essere in due per collaborare, eh? A volte noi rendiamo la vita difficile a loro, e questo non è giusto, perché poi è la parte che è più soggetta a pressioni, sicuramente.